Si è tenuta a Villa Domi la seconda edizione del Party del Sorriso, una festa in nome della solidarietà che Angelo Iannelli, meglio conosciuto come l'ambasciatore del sorriso, ha voluto organizzare proprio il giorno del suo compleanno. Una serata poliedrica come poliedrico il suo patron, artista partenopeo che più di tutti ha saputo interpretare la maschera di Pulcinella, rendendo la sua natura scanzonata, un baluardo di legalità e di valori. Sono tornato da poco dalla Toscana, Massa Marittima e Follonica, dove ho fatto conoscere Pulcinella, ma soprattutto ho portato lezioni di legalità e dai piccoli gesti che si comprende il senso della vita. Quindi io, attraverso questa maschera di Pulcinella, cerco di donare un sorriso soprattutto ai bambini, iniziando dai bambini che sono lo specchio della vita. Ambasciatore del sorriso, le voci di Napoli, ci siamo abituati a tantissimi Adesso eventi, parti. adesso il party stasera, che cosa ha in serbo per il futuro? Allora, non lo so, per il futuro prossimamente uscirà il cortometraggio sulla legalità. Io vengo da una bellissima esperienza, ho vinto il Giffoni Festival e adesso ho questa faticosa responsabilità di portare ai bambini, alle scuole, il messaggio della legalità. L'abbiamo girato nel Parco Verde, proprio lì dove c'è bisogno di una speranza, e gli alunni dell'IC3 di Caivano hanno fatto ancora vedere una volta l'altra faccia della vita, l'altra faccia della legge, la speranza, la legalità. E quindi io da Pulcinella, in questo caso il professor Pulcinella, sono felicissimo di poter donare a tutti una speranza, un'emozione. Vicino a me c'ho l'amico Domenico Contessa, che è il proprietario della bellissima location, un caro amico, e insieme abbiamo creato una sinergia per i grandi eventi, ma soprattutto per la solidarietà e per il bene di questa bella città. Poi c'è anche un evento speciale da festeggiare stasera, diciamolo. Diciamo che Il il mio suo compleanno. compleanno. Non ci vuol dire però quanti anni fa. Ma non lo deve dire, qua a Villa Domi, oltre il party del sorriso, anche il compleanno in contemporanea. No, non si dice l'età, ma si vede dal viso che è un'età bella, un'età in cui Ma si fin quando c'è un mette sorriso, fin quando c'è un sorriso, l'età è sempre bella. nel. Tanti gli artisti, le autorità e i giornalisti che hanno partecipato all'evento, durante il quale è stato presentato il libro di Iannelli, Professor Pulcinella, lezione di legalità, edito da Albatros, che gode della prefazione del sindaco Luigi De Magistris e dell'assessore alla cultura Nino Daniele. Arte, buon cibo, spettacolo, ma soprattutto moda con la sfilata dell'Accademia Maria Mauro e dello stilista Salvatore Fiorentino che ha presentato la collezione di abiti da sposa per la stagione 2019. La cosa migliore di Angelo è che lui parla ai bambini, perché appunto attraverso Pulcinella parla di legalità e quindi in termini proprio spiccioli e chiari. E d'altra parte è un'attività che deve fare perché proprio parlando, a furia di parlare, qualcosa rimane sempre. E quindi è una cosa buona che io conosco Angelo da diverso tempo, quindi mi fa piacere, gli sono amico, lui è amico, mi ha fatto pure ambasciatore, quindi devo venire, quando mi invita vengo. Angelo, siamo qui per dirti tanti auguri da Grazie. parte della città, del nostro sindaco che ha voluto che stasera fossi qui con te, ma soprattutto grazie a nome dei tanti momenti di cultura, di solidarietà e di bellezza che hai regalato alla città di Napoli, rendendo spesso speciale il Maschio Angioino e questa sera rendendo indimenticabile questa meravigliosa villa della nostra città. Io dico grazie Alessandro che sei in questo grande evento. Napoli è la città più bella al mondo, ricca di grandi bellezze e stasera ho voluto mettere insieme tutte le forme d'arti possibili e immaginabili che partono da Napoli. Abbiamo moda, musica, percorsi d'arte, balli, degustazioni, c'è tutto. Ma la cosa più importante è che ci sono questi ragazzi, anche meno fortunati, che si esibiranno e faranno capire il senso della vita, perché una città come Napoli non si trova in nessun angolo del mondo, perché siamo unici in ogni cosa, perché Dio ci ha donato questa bella città.